protezione civile di Lago Santo e comunicatrice per l'occasione dell'evento di Un Rischio. Qua con noi abbiamo Arno Baroni, che è un radioamatore e un operatore radio nell'ambito della protezione civile del coordinamento di provincia di Ferrara. Intanto l'abbiamo invitato apposta proprio per in caso di necessità e di emergenze, cosa vuol dire avere un radioamatore e le comunicazioni. E do la parola appunto a Arno per spiegarci in caso di emergenza come funziona un po' il tutto. Ok, allora intanto vorrei sottolineare l'importanza dell'appoggio dei radioamatori alla protezione civile, in quanto anche la stessa associazione ARI o altre associazioni tipo il CISA, della quale faccio parte, sono molto importanti perché garantiscono l'estensione della comunicazione, della radiocomunicazione fra i vari dipartimenti e tra le varie associazioni. Insomma. Quindi i radioamatori sono, diciamo, molto importanti. Forse sono i primi ad aver operato nel mondo delle radiocomunicazioni in caso di emergenza, quando nel lontano, negli anni 30, insomma, con la prima alluvione degli anni 30. Quindi la rete di comunicazione è stata garantita dai radioamatori, ancora con noi. Chiaramente apparecchiature antidiluviane, insomma, comunque molto efficaci, tuttora ci sono alcuni operatori che tuttora operano questo tipo di apparecchiature. Insomma. Niente, per il discorso della comunicazione partirei semplicemente dal metodo Augustus, che è il metodo che adopera la protezione civile, che è di derivazione dal piano Mercurius, del piano Mercurio. Io voglio parlare spagnolo, volevo dare che dimostrazione che sono spagnolo, ma non è vero. Benissimo. Non è vero. E niente, il piano Augustus praticamente parte da un sistema di comunicazione che è il cosiddetto 3C, no? Sono praticamente tre parole che significano controllo, comando e comunicazione. Omettendo una di queste tre non si ha una comunicazione efficace. Per poter trasmettere un comando efficace sul campo bisogna avere chiaramente prima il controllo del campo, per avere un coordinamento del campo, dopodiché si passa ad una vera e propria comunicazione. Benissimo, grazie. Infatti il metodo delle 3C utilizzato è un must del metodo Augustus e prima ancora del piano Mercurio, come dicevo, è di derivazione militare. Quando gli stessi militari per le operazioni sul campo utilizzavano questo tipo di sequenza per la comunicazione efficace in campo. Quindi per vincere una battaglia bisogna che la comunicazione sia efficace. Quindi per vincere un'emergenza, per essere i primi sull'emergenza e rendere un servizio efficace, la comunicazione è fondamentale. Come avvengono le comunicazioni in caso di emergenza? Questa è una bella cosa, perché le comunicazioni in caso di emergenza al giorno d'oggi sono garantite dalla tecnologia, quindi tutti sappiamo che cos'è internet, lo operiamo virtualmente, tutti sappiamo che cosa sono i telefonini, quindi in teoria ognuno di noi ha già in tasca un apparato radio, ok? Un telefonino non è altro che un apparato radio, con determinati tipi di funzioni che adesso non stiamo a spiegare perché diventerà un pochino troppo complicato, insomma. E scendere un pochino troppo nel tecnico, quindi magari non serve neanche comprensibile, cerchiamo di usare le cose più comprensibili possibili. Quindi, però purtroppo il discorso della comunicazione via internet, via telefonino, purtroppo è legata a infrastrutture fisse e a volte non è la cosa migliore, insomma. Bene, grazie. Cosa intende? Sto leggendo perché è una cosa un po' complessa, voglio dirla benissimo perché è una risposta molto importante. Cosa intende con infrastrutture d'appoggio fisse e perché dice purtroppo, quando lei stesso ha detto che ci danno la possibilità di comunicare in ogni momento ed ogni luogo in tempo reale? Sì, è vero. Ci danno questa grande opportunità, nel caso di calamità, quali terremoto o da noi, visto che siamo vicini al mare, in caso di alluvioni o di maremoto o semplicemente di alluvioni, purtroppo queste infrastrutture possono venire meno. Per infrastrutture fisse intendo i ponti radio, intendo quelle torri che vedete della SIP qua con tutte le antennine sopra, quindi queste infrastrutture possono essere fortemente danneggiate dall'evento stesso, quindi la comunicazione improvvisamente viene meno. Oltretutto, purtroppo c'è la brutta abitudine che quando c'è un qualcosa distorto, la prima cosa che facciamo qual è?
telefonare, telefoniamo alla mamma, telefoniamo al corpo, perché come stai, cosa è successo, contatto. Quindi voi capite che se ci mettiamo a telefonare contemporaneamente migliaia di persone, l'infrastruttura viene, cade per forza, quindi compromette l'efficacia della comunicazione, fra virgolette radiocomunicazione, in caso di emergenza. Quindi questo intendo questo, quindi sono di grande opportunità, ma purtroppo abbiamo bisogno anche di altri canali per poter comunicare. Grazie. In effetti questo è un problema che riscontriamo quando, anche solo con un forte temporale, difatti capita abbastanza spesso, troviamo compromesse le linee, appunto, che abbiamo parlato prima. Come possiamo risolvere questo problema? Insomma, quali ci sono i rimedi? Allora, i rimedi sono sostanzialmente nell'utilizzo di apparati radio indipendenti, quindi non legati alle strutture di appoggio fisse di cui parlavo prima, quindi le infrastrutture. Quindi solitamente in campo, in emergenza, ma anche non solo, anche durante le esercitazioni, si usano apparati radio indipendenti, quindi dotati di una propria batteria e operanti su frequenze analogiche, prettamente analogiche. Oddio, si può utilizzare anche un'apparecchiatura in formato digitale, infatti in Italia già da qualche tempo le forze dell'ordine, la protezione civile stessa sta usando un sistema che si chiama Tetra, che è esclusivamente digitale, ma anche questo dipende fortemente, è totalmente dipendente dalle infrastrutture, se non in caso di MO, che sarebbe praticamente la comunicazione uomo-uomo, quindi al di fuori dell'infrastruttura, ma ha praticamente la stessa funzione di un sistema analogico. Quindi andremo a perdere le peculiarità del Tetra. Il Tetra può essere prefacciato, ne dico solo una per tutte, ad esempio alle apparecchiature mediche. Quindi in campo aperto c'è il poveretto che è stato colpito da infarto, quindi c'è sul posto il medico, quindi può attaccare un'apparecchiatura per rilevare, quindi un elettrocardiografo, e trasmettere i dati via radio in rete, e quindi al possibile cardiologo che magari è operativo in un qualche centro. Insomma, quindi ne ho detto una per tutte, ma giusto per farvi capire le potenzialità e le peculiarità della rete Tetra. Diversamente si usano appunto le radio analogiche tipo questa, quindi che chiaramente hanno una portata, una gittata limitata, ma che può essere aumentata tramite altri tipi di frequenze, ma poi magari possiamo entrare un pochino più nello specifico, giusto per capire. Quindi esistono sistemi diversi di radiocomunicazioni. Quale, ad esempio? Vedo Erika, ma mi sembra di capire che tu conosca un altro radioamatore molto vicino. Sì, vagamente. Ok, niente, sì, come stavo dicendo, poi mi sono interrotto perché prevedevo la domanda. Sono istruita. Ok, bene, questo mi fa piacere, forse so da chi. Come dicevo appunto, esistono sistemi si usano praticamente frequenze diverse, quindi le frequenze VHF e UHF, senza entrare troppo nello specifico, che servono esclusivamente per le comunicazioni uomo-uomo o uomo sala radio, che può essere locale, quindi in un campo allestito, oppure una sala radio tipo quella che abbiamo al coordinamento di Ferrara, di cui mi pregio e mi onoro di far parte, chiaramente, che servono appunto per la città, per la corta gittata. Okay? Anche qui esistono dei ponti radio, ma sono sempre infrastrutture fisse, di cui è meglio non fare affidamento in caso di calamità. Quindi invece nelle sale radio abbiamo anche altri tipi di apparati però fissi, però sempre autonomi, e quindi non indipendenti da infrastrutture, che lavorano su frequenze molto più basse, che si chiamano HF, e che ci servono per le comunicazioni a lunga distanza. Quindi più o meno riusciamo a garantire una buona rete di comunicazione, quella che dicevo prima, ricollegandomi al discorso dei radioamatori, la prima rete fu eseguita appunto in HF, su queste frequenze molto basse, quindi con una gittata molto lunga, un'onda molto lunga, quindi una gittata molto lunga, senza entrare troppo nello specifico. È interessante, perché sono cose, adesso io sono abituata, non dico non sono una radioamatore, però ho il marito che comunque anche lui nell'ambito della protezione civile, sento queste cose, io le sento proprio e le vivo in realtà, però per tanti comunque può essere una cavolata questa, ma credetemi, è una cosa che serve tantissimo, spiegare il mondo dietro alla radiocomunicazione, perché quando ci sono emergenze ci sono, perché è inutile
infatti ogni settimana, tra l'altro, mi permetto di dirlo, ci sono le prove radio proprio per vedere se, se tutto quanto funziona in caso di emergenza. Era giusto fare una parentesi, perché sì, sì, è giusto che anche questo mondo venga valorizzato. La comunicazione è importante e fondamentale, quindi la comunicazione nel nostro caso è diventa radiocomunicazione, perché non possiamo collegarci con la sala radio o con l'ospedale o con i mezzi di soccorso se non in questa maniera, insomma. Infatti noi, come hai detto te prima, ci affidiamo tanto ai tablet, ai smartphone, così, ma dietro questa cosa è ancora semi-conosciuta per la maggior parte di noi, e anche se è una cosa così comune, insomma, però non sempre si dà il giusto valore a queste comunicazioni che appunto esistono. Volevo farti un'ultima domanda, se mi permetti. Sì, certo. Come avvengono le radiocomunicazioni tra operatori durante i servizi di emergenza? Cosa che insomma tutti quanti ci chiediamo, ecco. Sì, è una cosa un po' complessa, comunque cerchiamo di essere brevi. Quindi, intanto questo mondo wireless, quindi senza fili, traduco per chi non conosce l'inglese, io per primo, è stato praticamente messo, non dico sul mercato, ma inventato dal nostro caro Guglielmo Marconi, che sicuramente tutti conoscerete, quando 90 anni fa dalle coste nord inglesi accese semplicemente con la pressione di un pulsante e senza alcun cavo di collegamento, accese le luci sotto il Cristo Redentore a Rio de Janeiro. Ricorre quest'anno il 90°, quindi ci ho tenuto a sottolinearlo, perché insomma viviamo in questo mondo grazie a lui, sostanzialmente, in questo mondo digitale grazie a lui. E anche per il museo di Marconi. Bellissimo, bellissimo. Niente, allora il discorso delle comunicazioni, intanto ogni operatore di protezione civile è soggetto ad un corso base, nel quale corso base c'è anche una parte radio, dove vengono spiegati chiaramente i fondamenti, cioè non si diventa operatori radio, ma si diventa comunque, uno capisce e riesce ad utilizzare semplicemente un apparato portatile con determinate caratteristiche. Innanzitutto, la prima cosa da dire è che le comunicazioni, per essere efficaci, devono essere chiare e concise. Sostanzialmente si dice all'operatore di non superare mai i 100 caratteri al minuto, le 100 parole, perdono, al minuto sono diventate incomprensibili. Se io mi metto a parlare velocissimamente, soprattutto non potendo utilizzare potendo utilizzare solo la voce e non altre forme comunicative tipo la comunicazione iconica, la comunicazione tramite immagini, gestuale, e quindi ho solo la voce per potermi far comprendere dall'altra parte, e se non mi faccio comprendere perdo tempo, rischio di compromettere l'efficacia dell'intervento, soprattutto quando c'è un'emergenza medica. E quindi la comunicazione deve essere chiara e concisa, ci sono determinati codici, vengono utilizzati determinati codici, tipo il codice NATO, il codice ICAO, il pilot spelling, quello che si usa nei film, Alfa, Bravo, Charlie, no? Ecco, esatto, giusto per capirci. Non è un film, ma è purtroppo in realtà. Cioè, è l'unico codice, l'ho provato personalmente anche sul lavoro, è l'unico codice che effettivamente viene interpretato in qualsiasi parte del mondo, con qualsiasi persona si parli. C'era anche il codice telefonico una volta, no? B per Bologna, per Ancona, così, ma era meno comprensibile se parlo con un inglese o con un tedesco, che questo mica capisci Bologna ancora. Ovviamente. È lingua universale, che è assolutamente un codice universale. Altra cosa, quando si fa una comunicazione viene usata la famosa regola delle 5 W, che anche questo è un must della comunicazione, che sarebbe Who, What, Where, When e Why, cioè chi, cosa, dove, come e quando. Non esattamente nella stessa sequenza, ma l'importante è citare queste 5 voci indispensabili per rendere la comunicazione comprensibile in maniera totale ed una volta solo a chi ci ascolta dall'altra parte, insomma. Ok, esiste anche un codice Q, ma questo è più usato nelle comunicazioni radioamatoriali, però sono codici comunque di radiocomunicazione, quindi la comunicazione soprattutto in caso di emergenza deve essere chiara, concisa, breve, veloce ma efficace, e rispettare la regola delle 5 W. In più, se c'è la possibilità, usare il codice NATO, il CAO, il pilot spelling, che dir si voglia, quando magari la comunicazione non è perfetta, c'è interferenza o c'è confusione, perché spesso e volentieri
durante le emergenze, chiaramente c'è confusione, c'è in silenzio come in questo caso, in questa sala, insomma, quindi questo serve molto. Adesso magari se, visto che ho qui casualmente un apparato radio, analogico, ma è anche digitale, infatti la comunicazione adesso con l'operatore U4 Lima Eco Golf, Fabio, marito di Chiara e Erika, scusa, era chiara e concisa, ero fermo lì, il marito di Erika, faremo una simulazione di una comunicazione radio, veramente veloce, ma per farvi capire l'importanza delle 5W e l'importanza del pilot spelling o codice ICAO in caso la comunicazione non sia perfettamente comprensibile. Volevo precisare una cosa, quando ha chiamato l'altro operatore radio, l'ha chiamato con un nome strano, infatti nella felpa di Arno, se guardate, giusto una piccola cosa che magari tanti non sanno, è il loro nome identificativo, giusto? Che quando sono operatori e radioamatori effettivi hanno comunque un identificativo. Esatto, dello Stato, perché lo avevo fatto. Sì, è una sigla, un call sign, cosiddetto call sign, che viene rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Economico, del MISE. Che quello è solo suo, poi l'altro operatore, ognuno ha il suo. Era giusto per farvi capire che comunque essere radioamatore, fai un corso, prendi anche, tra virgolette, diciamo, un patentino, anche se non si chiama così. Patente. Quindi tutti gli effetti è una cosa ministeriale, perché comunque rientra in questo. Adesso proviamo questa simulazione. Ok, facciamo questa simulazione. Simuleremo una comunicazione fra la sala radio, che solitamente è chiamata zero, e un operatore in campo, quindi una pattuglia, consentite, non una radio pattuglia, ma una pattuglia, cioè praticamente un operatore in campo. Victor Lima 0, Victor Lima 3, da Victor Lima 0, cambio. Ok, Vittorio Lima 3, la situazione è sul campo, per cortesia, cambio. Vittorio Lima 0, da Vittorio Lima 3, sono nella pista antistante la frazione di Golino, al comune di Goro, nelle vicinanze della Messina di Donò. Alle ore 15.30 si è sviluppato un incendio boschivo che interessa alberi di medio alto fusto per un fronte di circa 20 metri. Il fuoco può interessare la Messina che è probabilmente abitata. Inviare mezzi di soccorso leggeri perché la parte finale della strada è larga solo 2 metri. I mezzi dovranno raggiungere la finita dalla strada che collega Golino d'Oro e in prossimità del cimitero di Golino prendere la prima destra serrata per circa 1 km passo. Victor Lima 3 da Victor Lima 0. Ok, scusa, ma la comunicazione è stata interrotta un attimino, quindi non abbiamo capito dove è esattamente il fronte del fuoco. Se lo puoi ripetere per cortesia facendo lo spelling in cambio. Victor Lima 0 da Victor Lima 3, faccio lo spelling, la frazione è Golino, Golf, Oscar, Romeo, India, November Oscar. Il comune è Goro, Golf, Oscar, Romeo, Oscar. Mi confermate la ricezione, passo. Vittor Lima 3 da Vittor Lima 0, che è ricevuto, prepariamo i mezzi di soccorso e li inviamo in loco per le operazioni necessarie. Vittor Lima 0 da Vittor Lima 3, ricevuto, aspettiamo la vostra chiamata durante l'avvicinamento, passo. Ok, Vittor Lima 0, chiudo. Benissimo, ovviamente questa è una finzione, è una simulazione in caso di emergenza. Ovviamente non è successo nulla, non c'è niente, era solo... La cascina di tonome integra. Esatto, è tutto integro, è solo una simulazione per farvi capire in caso di emergenza come si deve parlare, eccetera. È stato bello comunque. Sì, comunque abbiamo soddisfatto appieno la regola delle 5W, quindi ha detto dove erano, che cosa era successo, perché l'orario e quant'altro, quindi ha reso la comunicazione efficace. Io chiaramente ho simulato
una mancanza di trasmissione proprio per evidenziare un attimino lo spelling, ma abbiamo capito che comunque è indispensabile anche quello. Se qualcosa non è perfettamente chiaro, con quello si chiarisce perfettamente tutto, insomma. Benissimo, perfetto. Io la ringrazio per essere venuta qua con noi. Spero che chi sta guardando sia piaciuto e sia interessato, perché comunque è un altro aspetto della protezione civile che viene fatta, perché comunque la protezione civile ha tanti aspetti, questo è uno dei più importanti a mio avviso, perché la radiocomunicazione va a fare ponte tra varie corpi, perché comunque c'è la protezione civile e tutto quello che ne consegue il resto. Io vi ringrazio, ci vediamo dopo per un altro live di chiusura. Buona serata intanto. Buona serata.